Ma il piccolo Alexander è ancora sveglio. Si addormenta solo se sente rumore! Non si potrebbe addormentare con un sistema un po' più silenzioso? Purtroppo il rumore è l'unico sistema che funziona! Quando George non dormiva di notte, lo mettevamo nella sua carrozzina e gli facevamo fare il giro della casa. E si addormentava senza alcun problema. Ma che cosa strana! Non facevate nessun rumore? Esatto! Quante volte giravamo intorno alla casa, Mamma Pig? 3, vero? 50, caro. Papà Pig porta il piccolo Alexander a fare un giretto. 50 giretti. Bene. Il piccolo Alexander si è addormentato. Potreste farmi rientrare? Sì, ma prima spengo l'allarme. E adesso lo rimettiamo in funzione. Peppa, sei ancora in piedi? Non riesco a dormire, papino. È una notte troppo rumorosa. Va bene, Peppa. Ti riporto io a fare la nanna. Allora, in quale stanza ti hanno messo a dormire? Fermati, papà! Questa è la stanza dove dorme il piccolo Alexander. La luce ha svegliato il piccolo Alexander. Non piangere! Ti ho portato l'aspirapolvere, tesoro! E io la tromba! Fermi! Mi è appena venuto in mente un altro sistema silenzioso che usavamo per addormentare George. Ma sì, certo! Lo portavamo a fare un giro in macchina! Scendo subito a prepararla! Non uscire! C'è l'allarme! Papà Pig ha fatto scattare l'allarme. Il rumore sveglia tutti i vicini. George gioca con il suo dinosauro mentre fa il bagno. E quando va a dormire, lo tiene sempre accanto a sé. Dinosauro! George, hai visto? Il signor dinosauro ha perso la coda! Oh! Il signor dinosauro si è rotto! Povero piccolo George. Hai giocato con il signor dinosauro per molto tempo. Ha resistito anche troppo, a dire il vero. Forse è venuto il momento di comprare un dinosauro nuovo, tesoro. Sì, domani ne compriamo uno nella bottega del signor Volpe. Ecco la bottega del signor Volpe. Nella bottega del signor Volpe puoi trovare tutto quello che ti serve. Sono sicura che troverai un bellissimo dinosauro in questo negozio, George. Dinosauro? George non vuole un nuovo dinosauro. Guarda, George, quello è un dinosauro molto grande. Oh, dinosauro! Buongiorno, in che cosa posso servirvi? Vorremmo il dinosauro in vetrina, per favore. Senz'altro. Ottima scelta, questo è Super Dino. Ruggisce, cammina e canta una fantastica canzone dinosauresca. Super Dino, Super Dino, sa cantare e camminare. Bello! Super Dino! Lo comperiamo. George sta giocando con Super Dino sul prato. Non sbatacchiare troppo il povero Super Dino, George. È delicato, così finirà per rompersi. George non può giocare con Super Dino sul prato. Allora va a giocare con Super Dino nella vasca. No, se Super Dino dovesse bagnarsi, smetterebbe di funzionare. George non può giocare con Super Dino nella vasca. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, fa ciuf ciuf, fa ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, notte di... La signorina Coniglio porta i grandi al lavoro sul suo potente treno. Buongiorno, nonno Pig! Di nuovo in giro con il tuo trenino giocattolo? Gertrude non è un trenino giocattolo, è una riproduzione in miniatura di un treno a vapore. Oh, certo, fantastico! Ciao! Ma più veloce, nonno Pig! No, non posso! Il treno Gertrude non può andare più veloce di così. Il treno grande, invece, va molto veloce.
Oh no! Il treno grande si è rotto. Che è successo? Facciamo tardi al lavoro. Buongiorno, signorina Coniglio. Il suo potente treno ha qualche problema? Non c'è niente da ridere, nonno Pig. Tutti i miei passeggeri devono andare al lavoro. Dovrebbe procurarsi un treno che non si rompa in continuazione, allora, come Gertrude. Mi sembra un'ottima idea. Può scendere? Perché? Prenderò in prestito il treno Gertrude. Cambio di treno, signori. E io cosa faccio adesso? Può rimanere qui e mettersi a riparare il treno grande. Ben detto! A me piace molto riparare le cose. Sarà uno spasso viaggiare su un trenino giocattolo. Gertrude non è un trenino giocattolo. È una riproduzione in miniatura di un treno a vapore. Sì, certo. Si parte sul treno giocattolo. Non possiamo andare più veloci di così. No, Gertrude, è un treno molto lento. La signora Mucca sta aspettando il treno alla stazione successiva. Che cosa è successo al treno grande? Si è rimpicciolito? Ma no! Gertrude, è un trenino giocattolo. Gertrude non è affatto un trenino giocattolo. È una riproduzione in miniatura di un treno a vapore. È zampe all'aria. Proviamo a rovesciarla. Fatto. La dottoressa ha guarito la lucertola. Evviva! Oh, un'altra chiamata d'emergenza. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono nonno Pig. Nonno Pig sta navigando sulla sua barca. Il pappagallo Polly non si sente affatto bene. Ah, affatto bene. Sarò lì in un battibaleno. Guarda là, Polly, sta arrivando la veterinaria. Ma non possiamo atterrare sull'acqua. Questo è un aereo anfibio, Peppa. Con questo possiamo anche ammarare. Bello! Buongiorno! Peppa! George! Buongiorno, nonnino! Siamo venuti qui per curare il pappagallo Polly. Da quanto tempo sta male questa bestiolina? Da quando abbiamo iniziato la gita in barca. Ah, allora so qual è il suo problema. Soffre di mal di mare. Oh. Portate Polly sulla terraferma il più presto possibile. Laggiù c'è un'isoletta. Vola, vola, su! Va meglio, Polly? Ah, va meglio, Polly? Evviva! I malanni di Polly sono passati. Oh, un'altra chiamata d'emergenza. Pronto? Pronto. Sono Papà Pig. Papà Pig è nel suo ufficio. Ci sono degli anatroccoli che sono bloccati sul tetto. Sarò lì in un battibaleno. Dottoressa, meno male che è arrivata. Fate largo alla veterinaria volante! La signora anatra ha deposto le uova sul nostro tetto! E adesso sono nati dei bellissimi anatroccoli. Qualcuno di voi sa fare il verso dell'anatra? Io! Io lo so fare molto bene, dottoressa Criceto! Allora, fai il verso dell'anatra e vedrai che gli anatroccoli ti verranno incontro. Qua, qua, qua! Limonata, la mia passione. È deliziosa. Ecco, accomodatevi, avete fame? Io ho sempre una gran fame. Niente paura, prepariamo il pranzo. Il signor canguro cucinerà il pranzo al barbecue. Gradite pannocchie arrosto? Miam! Dovremmo farlo anche a casa nostra, cara. Un momento, questa è casa nostra. Avanti, Kylie. Andiamo a giocare sul prato, dai, vieni! Possiamo fare il mio gioco preferito! Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango! Sì, saltare mi piace tanto! Ma prima dobbiamo trovare una bella pozzanghera! Oh, ma qui intorno non ne vedo nessuna, purtroppo! Il terreno è troppo secco, non ci sono pozzanghere! Quanto vorrei che piovesse, Peppa! Speriamo che non piova! Noi amiamo la pioggia! Da noi non piove quasi mai! Beh, se vuoi che si metta a piovere dalle nostre parti, accendi un barbecue. Possiamo saltare lo stesso se vogliamo. George se la cava abbastanza bene a fare i salti, ma io sono molto più brava di lui. Guarda e impara. È così che si salta, visto? E adesso tocca a te, Kylie. Va bene. I
i canguri sanno saltare molto in alto. Brava! Arriva Rebecca Coniglio. Ciao, ciao, Rebecca! Ti presento la mia nuova amica, Kylie. Ah, ciao, Kylie! A cosa state giocando? Ci stiamo divertendo a saltare. I conigli sono i più bravi a saltare. Guardate qui! Tu salti molto bene, Rebecca, però la mia nuova amica Kylie è decisamente più brava di te. Coraggio! Falle vedere, Kylie! Non voglio mettermi in mostra. Fa quello che t'ho detto. Va bene. Quello sì che era un salto! Papà Pig legge a Peppa e a George una favola per fare la nanna. E così il principe, la principessa, il pappagallino e il ranocchio da quel giorno vissero per tutta la vita felici e contenti. Fine della storia. La favola della buonanotte ha fatto addormentare Peppa e George. Buonanotte, porcellini adorati. George è sveglio. Dinosauro! George, non essere disobbediente. Rimettiti subito a dormire. Ma George non ha affatto sonno. George, la notte è fatta per dormire, non per giocare a letto. Ora ti racconto io una bella favoletta per fare la nanna. Tanto tempo fa viveva un porcellino piccino. Il suo nome era Georgie Pig. Era partito per fare fortuna. Arrivò sul limitare di una fitta foresta. Ti piace la favola che ti sto raccontando? Nel folto della foresta c'era una casetta. E all'interno della casetta c'era una ciotola con i fiocchi d'avena. Georgie Pig aveva molta fame. Se li mangiò di gusto. Gnam, gnam, gnam. Li aveva appena finiti quando Baby Orso entrò in casa e gli disse: «Oi! Hai mangiato tu i miei fiocchi d'avena magici?» E Georgie rispose: «Sì!» Baby Orso gli spiegò che quei fiocchi d'avena magici l'avrebbero fatto diventare molto, molto grande. Infatti Georgie Pig iniziò a crescere e crebbe, crebbe, crebbe finché non divenne più alto di tutti gli alberi della foresta. Peppa ha passato una splendida giornata in montagna con la sua famiglia. È ora di rientrare. Torniamo alla macchina. Grazie per aver visitato il Belvedere Montano Panoramico. E tornate presto! Chiavi! Chiavi! No, George. Non puoi giocare con le chiavi della macchina, tesoro. Potresti perderle. Ma allora perché tu continui a giocarci, papino? Perché sono un adulto. Non rischio di perderle, cara. Oh, no! Papà Pig ha fatto cadere le chiavi della macchina nel tombino. Oh! Bene, torniamo a casa. Potrebbe esserci un problemino. Perché? Perché Papà Pig ha fatto cadere le chiavi in quel tombino. Oh, no, Papà Pig! Non ti preoccupare, tirerò fuori le chiavi dal tombino con questo legnetto. Evviva! Deve essere più profondo del previsto, non credo di arrivarci. Il legnetto non è abbastanza lungo per raggiungere le chiavi. Quello che ci serve è una canna da pesca. Così potremo agganciare le chiavi con l'amo. Forse la signorina Coniglio vende canne da pesca. Vendete canne da pesca? Sì, è di ottima qualità. Anche se non so perché. In alta montagna i pesci non ci sono mica. Noi non pescheremo pesci, pescheremo chiavi. Il mio papà ha fatto cadere le chiavi della macchina nel tombino poco fa. Non riuscirete mai a recuperarle. Quel tombino è profondissimo, cara Peppa. A che cosa servono i tombini? A incanalare la pioggia e a farla arrivare al mare. La lenza non è abbastanza lunga. Non raggiunge le chiavi. Oh, povero me! Ma quanto sarà profondo questo tombino? Beh, se vogliamo scoprirlo, lasciamo cadere un sasso. Ottima idea, signorina Coniglio. Conteremo i secondi che impiega il sasso a raggiungere il fondo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei... Titino il tartarughino è salito su un albero. Un tartarughino sull'albero? Un'altra volta? Sì, arrivo subito.
Come si faranno scendere le tartarughe dagli alberi? Si abbatte l'albero, giusto? Sì, esatto! Avanti, abbattiamo l'albero! No! Va bene, allora proverò a salire. Evviva! Temo di essermi bloccato. Neppure i cani sono molto bravi ad arrampicarsi sugli alberi. Possiamo buttare giù l'albero, finalmente? No! Sto per fare una telefonata che risolverà ogni problema. Arrivo in un battibaleno! Ecco la signorina Coniglio su un elicottero di salvataggio. Buongiorno a tutti! Sono qui per salvare il tartarughino! Scusi, chi sta guidando l'elicottero? Ops, che sciocchina! Salgo e inserisco il pilota automatico. Pilota automatico inserito, buona giornata. Il pilota automatico sostituisce la signorina Coniglio. Ti ho preso, monello che non sei altro. La signorina Coniglio ha salvato Titino. Evviva! Grazie mille, signorina Coniglio, per aver salvato il mio Titino. Si figuri, dottoressa Criceto. E grazie per aver salvato anche noi. Ho solo fatto il mio lavoro. Arrivederci. Non dimentica nulla? Cosa? Oh, certo! Il mio elicottero! Arrivederci a tutti! Arrivederci! Sei proprio un tartarughino pestifero! Oh, bene! Vedo che ti è venuto sonno! Torna nella tua scatola! Sogni d'oro, Titino! Titino dormirà tutto l'inverno e si sveglierà la prossima primavera. Ah, oggi è proprio la giornata perfetta per non fare nulla. A Papà Pig piace molto non fare nulla. Cos'altro potrei desiderare? Ah, certo, una tazza di tè. Nonno Pig è venuto a trovare Peppa e George. Ciao, Nonno Pig! Ciao, Nonno Pig! Buongiorno, Peppa e George. Ho con me l'occorrente per fare un bel giardino fiorito. Io e George avremo un bellissimo giardino tutto per noi. Ecco, vi ho portato un pacchetto di semi di fiori per uno. E ora ci serve un bel posto al sole per piantare i vostri semini. Eccolo qua. Nonno Pig prepara il terreno per piantare i semi. Oh! Oh, bene, tè per i lavoratori. Molte grazie, Papà Pig. Cosa state facendo? Stiamo piantando un bellissimo giardino. È proprio necessario un giardino? Certo! Ma quello è il posto della mia sedia. Al mondo ci sono cose più importanti delle sedie, Papà Pig. Ma io leggo sempre il giornale qui, nel mio posto al sole. Al mondo ci sono cose molto più importanti dei tuoi giornali, Papà Pig. Sì, per fare un esempio, i fiori. Guarda, papà! Peppa ha molti semini. George ne ha soltanto uno. Oh! Ma il suo è bello grosso. Ti dispiacerebbe portarci dell'acqua, per favore? Va bene. I semi per crescere hanno bisogno di acqua. Hanno sempre tantissima sete. Alcuni uccellini guardano incuriositi. Non lasciare che gli uccellini mangino i tuoi semi, Peppa. Sciò, sciò! Volate via, uccellini, via! Vi ho portato l'acqua! Il mio papino ha spaventato gli uccellini, visto? Papà Pig è un perfetto spaventapasseri! Peppa! George! È ora del bagnetto! Uspa! Uspa! Ecco il signor Toro e i suoi amici! Il signor Toro è venuto a costruire la nuova casa. Non puoi costruirla da solo, Papino. Io ho fatto la parte complicata del lavoro. Il signor Toro dovrà solo seguire le mie istruzioni. Buongiorno, signor Pig. Che cosa costruiamo oggi? Un parcheggio? Una piscina? O una rampa di lancio? No, una casa. Potete costruirla uguale a questa, per favore? Però più grande. Il signor Pig vuole una casa. Come vuole che la costruiamo? Di paglia? Di legno? Oppure di mattoni, signor Pig? Di mattoni, per favore. È un'ottima scelta. E non dimenticatevi l'altalena. Non ti preoccupare, Peppa. Sarà fatto. Vi posso aiutare? Anche George vuole aiutare. Va benissimo, George. Ti dispiacerebbe mettere un mucchietto di malta in questo punto?
Sai che cosa sembra? Fango un po' molliccio. La malta è un tipo di fango molto molto speciale che serve a tenere insieme i mattoni. Peppa, ti piacerebbe posare il primo mattone? Sì, grazie tante. Ottimo lavoro! Io faccio il resto. I mattoni vanno messi orizzontali e livellati, visto? Strato dopo strato. Così lentamente? Ci vorranno secoli! Esagerata! Riuscirete a finirla entro stamattina? Oh, no! Non si può costruire una casa in una mattinata. La porteremo a termine entro domani. Bene, allora a domani, signor Toro. Ciao, ciao! Ciao! George ha messo per terra un po' di quel fango appiccicoso e io ci ho appoggiato su un mattone. È stata una giornata molto emozionante. E ora chiudete gli occhietti e sogni d'oro. Ehi là! Ciao, Pedro Pony! Ehi là, amici miei! Benvenuti al mio accampamento dei cowboy! Yuhuu! Ma quella è una tenda! Sì, una tenda d'accampamento, dove i cowboy vanno a riposare quando è notte. Così hai deciso di dormire qui tutte le notti? No, penso che col buio avrei un po' paura. Ma possiamo fingere che il sole sia già tramontato. Ma il sole splende ancora in cielo. Basta fare finta che il sole sia la luna. Va bene! Pedro Pony, possiamo fare anche noi i cowboy? Certamente, sarete i miei compagni di avventura! Allora, il mio piccolo cowboy ha fame? Sì, una fame da coyote. Noi cowboy di solito diciamo così. Secondo me tutti voi siete molto affamati. Non mi sbaglio, vero? Sì, tante grazie, mamma Pony! Ma i cowboy si accampano sempre vicino alla cucina della loro mamma per mangiare? No! Adesso dovete fare finta che qui intorno non ci siano case. Questo è il selvaggio West, amici miei! Come hai detto, scusa? Il selvaggio West è il territorio dove vivono tutti i cowboy del mondo! E che cosa fanno i cowboy? Raccontano tante storie, cantano tante canzoni e mangiano tanti fagioli! Pane tostato e fagioli per tutta la banda! Evviva! Ai cowboy piacciono pane tostato e fagioli! A tutti piacciono pane tostato e fagioli! Chi vuole cantare una canzone da cowboy? Tu conosci una vera canzone da cowboy, Pedro? Non proprio, me la sono inventata e la melodia è più o meno così. Sono un cowboy che mangia fagioli, bada bim, bada bam, bada bu. Fagioli bolliti, fagioli al ragù, ne mando una pentola, mangiane anche tu. Fagioli bolliti, fagioli al ragù, ne mando una pentola, mangiane anche tu. Non ho intenzione di salirci. George è troppo piccolo per andarci solo soletto. Oh, ok. Ma facciamo presto. Oh, sarà più veloce di un lampo. George ha cambiato idea. George, piccolino mio, vieni qui. Quasi quasi scendo anch'io. Pronti via! Divertiti, papà Pig. Oh, ci siamo fermati. Sono felice che sia tutto finito. È divertentissimo! Tutti fuori! È stato molto divertente, non trovi, papino? Sì, divertentissimo. Mammina, e quelli cosa sono? Vai là dietro e prova ad affacciarti, Susy. E adesso che cosa succede? Susy, sei diventata un pomodoro enorme! Guardate, io sono una grossa carota! Oh, sì! E io sono una zucca! Benvenuti nel favoloso giardino dei dinosauri! Oh! Ammirate i nostri amici che si stanno avvicinando! E non vi fate impaurire, perché non sono animali veri! Sono copie identiche ai dinosauri che abitavano la Terra milioni e milioni di anni fa. Non è possibile! Cosa? Il triceratopo è vissuto nel periodo cretacico, mentre lo stegosauro nel giurassico. Quei due non avrebbero mai potuto incontrarsi! E tu come fai a saperlo? Perché sono un sapientino! Molto bravo! Qualcuno di voi vuole salire a bordo? Io! Signor Patato, come mai ci sono?
sono dei dinosauri a Patata City? Perché i dinosauri si nutrivano di patate. No! Comunque sia, a voi piccolini piacciono i dinosauri. Dinosauro! Dinosauro! Evviva! Evviva! I dinosauri veri si sono estinti sulla Terra 65 milioni di anni fa. Edmond sa molte cose sui dinosauri. È un sapientino. Ma noi abbiamo dei dinosauri ancora più belli di quelli veri. Abbiamo dei magnifici dinosauri canterini. Siamo dinosauri, sauri, sauri. Siamo dinosauri, cantiamo tutto il dì. Non sono tanto grandi. Beh, sì, sono un po' piccolini per essere dei dinosauri. Ah, sì? Beh, a dire il vero ne abbiamo anche uno grosso, un vero e proprio gigante. Vi andrebbe di incontrarlo? Sì, grazie! Queste sono le sue orme, venite! Dobbiamo solamente seguirle. Oh! Queste orme sembrano proprio vere. Nonno Coniglio, siamo sicuri che non ci siano dinosauri vivi in questo parco? Abbastanza sicuri, Papa Pig. Saltate sui massi, come me! Attraversiamo il ponte. Entriamo nella caverna. Qui le impronte si interrompono. Guardate, c'è una lunghissima scalinata verde. È un enorme scivolo, lanciamoci! Accipicchia! Lo scivolo è un enorme dinosauro! Sì, è un giga enorme, mastodontesco dino scivolosauro! Ammirate! Questo sì che è un dinosauro con i fiocchi. Si tratta di un brontosauro. Veramente? Il nome scientifico corretto è apatosauro. Tu sei un vero e proprio sapientino, dico bene? Sì! Buongiorno a tutti voi. Io sono il signor Patato. Lei è la signora Carota. Adesso entra il piccolo mirtillo. E per finire l'ortaggio natalizio più gustoso di tutto il mondo, Baby Cavolino! Ma dov'è finito, Baby Cavolino? Baby Cavolino, dove sei finito? Si è perso! Oh! Ci potreste aiutare a ritrovarlo, cari amici? Sì! Non lo vedo! Non sono per niente bravi a cercare, era proprio là. Cucù! Eccoti qua, Baby Cavolino dispettoso! Io sono la magica fata carotina! Guardatemi tutti! So anche volare! L'hanno tirata su con una corda, vedi? Posso realizzare un desiderio per uno! Qual è il vostro, me lo dite? Io vorrei avere un bell'albero di Natale! Ogni tuo desiderio è un ordine per me! Possiamo cantare insieme il nostro canto natalizio. Volete sentire quanto siamo bravi? Sì! Baby Cavolino sull'albero addobbato, e sotto c'è un mirtillo, una carota e patate. È una festa eccezionale, te ne accorgerai. Il canto degli ortaggi non finisce mai, poi mai. Bene, arrivederci, cari amici. Buon Natale! Buon Natale a tutti voi e auguri! Oggi un personaggio molto conosciuto verrà da voi per insegnarvi a giocare a pallacanestro. Buongiorno! Uffa, papà! Non è ancora il momento di andare a casa! Verrà da noi un personaggio molto conosciuto oggi! Ma sono io! Sono il vostro allenatore! Chi insegna uno sport come la pallacanestro si chiama allenatore. Sei molto bravo, papino! Peppa, chiamami allenatore. Ok, papà allenatore. Qualcuno di voi ha mai provato a giocare a pallacanestro? No, no! È divertente. Bisogna correre, bisogna palleggiare e poi fare canestro.
Bravo! Un gioco da ragazzi, vero? Oh. Non è facile come sembra. Per giocare bene a pallacanestro bisogna allenarsi molto ed essere in buona forma. Tu pensi davvero di essere in forma, allenatore? Certo, sono in ottima forma. Sicuro, papà allenatore? Tu hai un pancione enorme. Guarda che questo pancione è un ammasso di muscoli. Prima di tutto vi mostro come far arrivare la palla da qui a qui. Io sono capace. Oh no, Danny, non si possono usare i piedi, non giochiamo a calcio. A Danny Cane piace molto il calcio. A pallacanestro devi far rimbalzare la palla con le mani, in questo modo. Chi prova a palleggiare? Susie Pecora fa rimbalzare la palla con molta attenzione. Bravissima, Susie! E ora provate tutti insieme! Tutti imparano a palleggiare! E ora è il momento di insegnarvi a rubare palla! Che cosa vuol dire rubare palla? Rubare palla è quando un giocatore sottrae la palla a un avversario, in questo modo. Prova a togliermi la palla, George! George ruba molto bene la palla! Piacciono le giornate piovose. A me invece piacciono perché si formano tante pozzanghere in cui saltare. Evviva, andiamo tutti a saltare nelle pozzanghere di fango. Peppa, non uscire, aspettiamo che smetta di piovere. Quando smette, mammina? Ascoltiamo le previsioni del tempo. Previsioni del tempo per oggi. Pioverà tutto il giorno. Oh. Tranquilli, conosco un gioco da fare quando piove. Sì, e qual è il gioco da fare quando piove? Ora ve lo mostro. Se prendo questa paperella di gomma e la nascondo, dove potete vederla? Pensate di riuscire a trovarla? Ma papino, se possiamo vedere la paperella, vuol dire che non l'hai nascosta bene. Facciamo una prova. Ora metto la paperella qui, avanti. Ditemi dove si trova. È lì! Esatto! Ma è troppo semplice, papà! Non sarà sempre così semplice, Peppa cara. Chi vuole giocare per primo? Visto che è un gioco così semplice, il primo a iniziare è George. Va bene, allora aspettatemi qui. Papà Pig mette la paperella in un posto dove George la può vedere. La paperella è nella vostra cameretta. George cerca la paperella di gomma. In effetti non è semplice trovarla. George, è visibilissima. Guardati intorno per trovarla. George si guarda intorno attentamente. Fuoco, fuochino. Acqua. Di nuovo fuoco. George ha trovato la paperella di gomma. Evviva! Ma io l'avevo vista fin dall'inizio. Per me questo gioco è troppo semplice. Molto bene, ora tocca a Peppa. E io penso a nascondere la paperella. Mamma Pig sta cercando un posto adatto per sistemare la paperella. La tua parte è quella. Questa invece è la mia. Mi sono spiegata? Non devi attraversare questa linea invisibile. Il postino! Buongiorno, signor Zebra. Buongiorno a lei, papà Pig. Vi ho portato un po' di posta, eccola. Non c'è niente per me e il mio fratellino George. Ho paura di no. Sono tutte per la mamma e per me. Oh. Dimenticavo, c'è anche un pacco per lei. Deve essere la scatola di cemento armato che ho ordinato. Quanti francobolli! Certo, perché quel pacco viene da molto, molto lontano. Arrivederci! Arrivederci! Ciao, ciao! Oh, sull'etichetta c'è scritto che è per Peppa e il piccolo George. Guarda, mamma, è arrivato un pacco per me e George. Oh. E c'è anche una lettera. Cari Peppa e George, questo regalo è per tutti e due. Con affetto, la vostra zietta Dotty. La zia Dotty abita molto, molto lontano, in un altro paese. E cosa ci ha regalato? A quattro rotelle. Macchina! Non è una macchina, George. Sembrano zampe. Forse è un tavolo? Ma anche una coda! Oh, i tavoli non hanno la coda. E qui c'è anche una maniglia. Ma cosa potrà mai essere?
C'è qualcos'altro nella scatola. È un cavallo giocattolo. Lo voglio chiamare Pie Veloce. Cavaino! Pie Veloce! Cavaino! Ho detto Pie Veloce! Cavaino! Non litigate, ricordatevi, questo regalo della zia Dotti è per tutti e due. Giocateci un po' per uno, vi divertirete moltissimo. Posso giocare con Pie Veloce per prima? Lascia giocare George per primo, è il più piccolo. Cavaino, cavaino! A George piace giocare con Cavallino. George, si chiama Pie Veloce, ho detto, e non Cavallino. Adesso è il turno di Peppa. Chi sarà mai? È il signor Zebra, il postino. Buongiorno, mamma cane. Ho una cartolina per lei. Molte grazie, signor Zebra. Arrivederci. Chi ci ha spedito quella cartolina, mammina? Tuo padre, Capitan Cane. Papino! Ha appena terminato il giro del mondo sulla sua barca a vela. Sta tornando a casa. Come sono emozionata! Speriamo che arrivi presto. Buona giornata, signor Zebra. Buongiorno, Capitan Cane. C'è nessuno lassù? Papà! Danny! Papà! Danny! Quanto sono felice! Capitan Cane è tornato dal suo viaggio in barca. Marito mio, quanto mi sei mancato! Mamma cane, mogliettina mia adorata! Per quanto tempo rimarrai a casa con noi? Per sempre! Ho deciso che il tempo di viaggiare è giunto al termine ormai. Ho girato tutto il mondo, ho visto molto e ho fatto fortuna. E poi, ahimè, l'ho persa. E poi l'ho recuperata! Evviva! Ah, mi piace molto viaggiare, ma c'è qualcosa che mi manca terribilmente quando sono in giro. Che cosa, papino? La mia amata famiglia, naturalmente! È venuto il momento di appendere al chiodo il mio cappello da capitano. Vi voglio raccontare le mie fantastiche avventure di viaggio. Sono stato per mare per un giorno ed un secondo, girando intorno a tutto il mondo. Hai fatto tutto il giro? Sì. E come hai fatto a stare a testa in giù? Non sei caduto? No, mi sono tenuto forte. Oh, che avventura fantastica! E come, figlio mio, e ho portato dei regalini magnifici ad ognuno di voi! Ai vostri nonni piacciono gli oggetti di antiquariato? Cos'è un oggetto di antiquariato? Si tratta di un oggetto molto antico e prezioso. Solitamente è così. Ma i miei oggetti di antiquariato sono nuovi di zecca. Questa fa parte di un set di 12 sedie. È bella, non è vero? È fatta di quercia? Certo, di una speciale quercia fatta di plastica. Voglio provare se è comoda. La prego, non si sieda. Le sedie antiche non sono fatte per sedersi. Ah, e che cosa ci si fa allora? Si guardano e basta. Non mi sembra molto divertente, nemmeno per chi è grande come i nonni. Comprare un regalo per i nonni è un'impresa difficile. Non era mai successo. Io vendo da sempre oggetti di ogni genere. Deve pure esserci qualcosa che vi piace. L'avevo trovato! A me piace questo orsacchiotto e piacerà moltissimo anche al nonno e alla nonna, ne sono sicura. Oh, oh. E allora compriamo l'orsacchiotto. Mi sembra un'ottima scelta. Chi di voi paga? Una moneta e ben due bottoni. Ecco il resto. Un bottone. Grazie, signor Volpe. Peppa e la sua famiglia vanno a casa di nonno e nonna Pig per consegnare loro i regali. Ciao, nonno Pig! Ciao, nonna Pig! Buongiorno, nipotini miei. Buon anniversario di matrimonio. Oh, un altro vaso di cristallo. Quello è il regalo di papà e mamma. Ecco perché non è molto divertente. È bellissimo. Lo metteremo accanto agli altri vasi di cristallo. Anch'io e George abbiamo un regalo per voi. Speriamo che vi piaccia tanto. Un orsacchiotto. Per me e per il nonno. È uno splendido regalo, Peppa e George. Ama molto farsi coccolare. Ma ce l'ha un nome? Si chiama Eddie l'orsacchiotto. E quali sono i cibi preferiti di Eddie l'orsacchiotto? Il cioccolato e i broccolini. È il più bel regalo che abbiamo ricevuto in vita nostra. Oh, ma se Eddie viene a vivere nella nostra casa, avrà bisogno che ci sia qualcuno con cui giocare. Giocheremo noi con lui, nonnina.
Speriamo di aver invitato tutti. Avete pensato alle vecchie amiche di Madame Gazzella? Scusa, ma un tempo non suonava in un complesso. Proprio così. Suonava la chitarra con le favolose Gazzelle Rock. Pronto? Qui le Gazzelle Rock. Pronto? Madame Gazzella sta andando in pensione. Gigi si ritira. Che tristezza. Stiamo organizzando una magnifica festa. Una festa? Che idea divertente! Verremo senz'altro! Bene, non manca nessuno. E ora prepariamo da mangiare per il rinfresco. Questa è la cucina dell'asilo. Tutti danno una mano a preparare il rinfresco. Emily Elefante e Wendy Lupo stanno decorando i pasticcini. Io preparo la glassa! E io ci metto su le granelle di zucchero! Peppa e George hanno fatto la gelatina. Gelatina tremolante! Trema! Pedro Pony fa la guardia in giardino. Ed ecco che arriva la maestra. Madame Gazzella è in arrivo! Non siamo ancora pronti, trattienila, Pedro Pony! Va bene. Buongiorno, Pedro. Sei venuto in anticipo oggi? Sì, ma lei non deve entrare. Perché no? Perché è una bellissima giornata, vero, maestra? Sì, Pedro Pony, ma posso entrare adesso? No, vietato dalla legge. Si può sapere cosa vuoi dire, Pedro? Noi siamo pronti. Ora può entrare se vuole. Sorpresa! E lei è una brava maestra. E lei è una brava maestra. E lei è una brava maestra. Nessuno lo può negare. E via! Maestra, questo è un regalo per lei. È un antichissimo orologio a pendolo. È fatto di autentica plastica. Vi ringrazio, ma perché avete organizzato una festa per me? Perché tutti noi vogliamo ringraziarla per essere stata la migliore maestra del mondo intero. Peppa, George e Rebecca Coniglio giocano al gioco del torello. Prendila al volo, Peppa! Prendila, Rebecca! George è in mezzo. Sta cercando di afferrare l'ombra della palla. Che sciocchino, George! Non puoi prenderla! Quella non è la palla, è soltanto la sua ombra. Guarda un po'. Quando la palla si muove, anche l'ombra si muove con lei. Anche tu hai un'ombra sotto di te, George! George cerca di liberarsi della sua ombra. Nessuno può sfuggire alla sua ombra, George! A meno che non corra veloce come me! Peppa cerca di seminare la sua ombra. È ancora sotto di me. Ciao a tutti, amici. Ciao a te, Susie. Stavamo cercando di sfuggire alla nostra ombra. Ma nessuno al mondo può sfuggire alla propria ombra. Se non ha un monopattino per scappare. Anche Susie cerca di seminare la sua ombra. Visto? Ma la tua ombra è ancora sotto di te. Buongiorno a tutti! Ecco il signor elefante con Emily ed Edmond. Ciao a tutti! Stavamo cercando di seminare le nostre ombre. Ma nessuno può sfuggire alla propria ombra. Sì, lo so! Non riusciamo a correre abbastanza velocemente. Ma no, Susie! Non ha niente a che vedere con la velocità della vostra corsa. Vedi? La mia ombra continua a correre insieme a me. Dai, corri più veloce! Anche se aumento la velocità, la mia ombra non mi abbandona mai! Papino, la tua ombra è talmente grande che ti sta rallentando la corsa! No, non è vero, Emily. La nostra ombra non può lasciarci neppure un istante. Perché? Quando qualcosa si frappone tra la Terra e il Sole, proietta un'ombra. Guardate così! Portate i vostri animaletti. Il migliore di tutti vincerà un bel premio. Io porterò il mio pesciolino rosso nella vaschetta. Io invece porterò il mio insetto stecco. Io porterò il mio piccolo geco. Io porterò la mia scimmietta. Quella non è una vera scimmia, è soltanto un pupazzo. Non è affatto un pupazzo, è una vera scimmia. Sai che tu le piaci molto, Danny? Zoe porterà la sua scimmietta se lo desidera. La lezione è finita! E ricordatevi di portare le vostre bestioline preferite! È la sera prima della gara. Peppa e Susie stanno preparando la piccola Goldie.
Mangia tutto, domani avrai una giornata molto faticosa. Adesso pulisco la tua vaschetta. Molto bene. Pedro parla con il suo insetto stecco. Un insetto stecco è un insetto che assomiglia a uno stecco. Domani andremo insieme all'asilo, Steven Stecco. Dovrai gareggiare con tutti gli animaletti dei miei compagni e vincerai di sicuro tu. Edmond Elefante parla con il suo geco. Guarda e impara. E ora fai la stessa cosa. Zoe Zebra parla con la sua scimmia. Sei emozionata per la gara a cui parteciperai domani, scimmietta? Ricordati di comportarti bene, mi raccomando. Non fare la scimmietta dispettosa, va bene? Oggi è il giorno della gara. Signora maestra, chi deciderà quale dei nostri animaletti preferiti è il migliore? La dottoressa Criceto. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno a lei. Oh, ma che deliziosi animaletti avete portato. Quanto è allegro quel pesciolino. Come si chiama? Maigoldi, dottoressa, vi siete già conosciute. E la sua vaschetta è linda e luccicante. Che cosa piace fare alla piccola Goldie? Le piace nuotare in tondo e fare così con la bocca. Faremo una grande festa per celebrare tutti i paesi del mondo. Evviva! Peppa è il costume della Francia. Io sono la Francia. George è la Russia. Pedro è l'America. Yuhu! Zoe è il Giappone. Konnichiwa! E Susie è l'Olanda. Alo! Non lo so pronunciare bene l'olandese. Signora maestra, che cosa faranno i paesi di tutto il mondo oggi? Canteranno in coro la canzone dell'armonia tra i popoli. Evviva! A me piace tanto cantare. Anche a me piace. Allora, siete pronti a cantare in coro? Sì, signora maestra! In tutto il mondo, pace e amor. In tutto il mondo, pace e amor. In tutto il mondo, pace e amor. Pace e tanto amore. Molto bravi! E più tardi la canteremo insieme ai vostri papà e alle vostre mamme. È ora di giocare. Divertitevi! E giocate senza litigare? Tutti i paesi si divertono nel parco giochi. La Gran Bretagna va sullo scivolo. Whee! Francia e Svizzera sono sull'altalena. La Germania gioca a campana. Uno, due, tre. L'America, la Russia, la Spagna e la Grecia sono nel recinto della sabbia. Voglio costruire un enorme castello di sabbia. Yuhu! Ma ecco che arrivano l'Olanda e il Giappone. Adesso tocca a noi giocare nel recinto della sabbia. Perché? Perché voi avete già giocato abbastanza. Potete andare sullo scivolo adesso. Ma noi vogliamo continuare a giocare qui. Oh. Hai messo tutto l'occorrente nella valigia? Sì, non manca nulla. Cuscini, candele profumate, musica yoga e cibo in abbondanza per 3 giorni. Niente panico, niente panico! Qualcuno venga ad aprirci, sta per nascere un coniglietto! Buongiorno, sorellina. Come mai in ospedale? Sto per avere un coniglietto, sono incinta! Già, è vero! Sarà bene che entri allora! Scusate, potrei venire anch'io! Dopo che avrà parcheggiato la sua automobile, ma non si preoccupi! Di solito prima che i coniglietti nascano ci vuole un bel po' di tempo! Fate largo! Permesso! Mia sorella sta per avere un coniglietto! Ecco il bollitore e asciugamani di ogni genere. Penso che le provviste basteranno per molti giorni. Oh, dove posso sistemare tutta questa roba? Riportala in macchina, non ne abbiamo più bisogno. Cosa? Papino, ti sei perso la parte più bella! Davvero? Ditemi, è un maschio o una femmina? Tutte e due! Sono nati 2 bellissimi gemellini! Evviva! Il giorno dopo, mamma Coniglio è già tornata a casa. Ciao a tutti! Possiamo vedere i gemellini, per favore? Ma certamente, Peppa! Ma sono femminucce oppure maschietti? Uno e una. Un maschietto e una femminuccia. Si chiamano Rosie e Robby.
E così avete usato tutti e due i nomi, vero? Sì! Lei è Rosy Coniglio e lui è Robby Coniglio. Sono i più bei nomi di tutto il mondo! E a trovarli siamo stati proprio noi! Papà Pig, non so come fai a lavorare con tutto questo disordine. A me non sembra così disordinato. Ci sono ragnatele in ogni angolino. Io vado matto per le ragnatele. Danno alla stanza molta personalità. Le ragnatele sono fatte dai ragni e a me i ragni non piacciono nemmeno un po'. A me sì, i ragni vanno a caccia di mosche e le mosche sono orribili. Beh, l'importante è che non mi capiti davanti una di quelle bestiacce. Che bel ragnetto! Buona giornata, signor Zampesecche! Dove ti sei nascosto? Trovatelo e portatelo fuori immediatamente! Tutti cercano il signor Zampesecche. Il signor Zampesecche non è nel cassetto dei documenti. Il signor Zampesecche non è sotto la sedia. Il signor Zampesecche non è sul tavolo. Mi chiedo dove si sia andato a nascondere il signor Zampesecche. Credo proprio che l'abbia trovato di là mamma Pig. Non avere paura, mammina. Via, portatelo via. Va bene, porteremo il signor Ragnetto Zampesecche in giardino. E ora il signor Zampesecche ha tutto il giardino a sua disposizione. Ciao, ciao, signor Zampesecche. Comincia a piovere. Il signor Zampesecche vuole rientrare a casa. Forse non gli piace la pioggia. Si sta arrampicando nella grondaia. Whisky, ragnetto, sale la grondaia. Sale la grondaia, sale, sale su. Cade la pioggia, bagna la grondaia. Whisky, ragnetto, svelto scende giù. Ho detto che non voglio il signor Zampesecche in casa, Papà Pig. Accompagniamo il signor Zampesecche in un punto più lontano del giardino.